Avis, in collaborazione con il Comune di Faenza, aveva indetto un concorso di disegno creativo per la promozione della lotta contro il fumo. Oggi è stato presentato il disegno vincitore, realizzato da Giulia Vignoli della prima C delle scuole medie Bendandi, che verrà utilizzato come manifesto della lotta al tabagismo. Oggi verrà presentato il disegno dei ragazzi delle scuole che ha vinto, ma di che progetto si trattava? Dunque, il progetto è la campagna contro il fumo che ci è stata richiesta di partecipare dal sindaco con l'amministrazione comunale. E l'amministrazione comunale ha indetto questo concorso nelle scuole medie, alla fine è stato scelto un disegno che è stato poi rielaborato dalla scuola Strocchi. Quindi i ragazzi del grafico. Voi di solito vi occupate di donazione del sangue, come avete preso questo cambio di programma, tra virgolette? No, perché nel nostro statuto è previsto che noi ci dobbiamo anche interessare e preoccupare per la salute dei donatori, e quindi siamo stati ben contenti di aderire a tutto, non solo a questo, ma a tutto ciò che riguarda la salute dei donatori. E inoltre poi noi come Avis abbiamo portato alle stampe un diario che verrà distribuito nei prossimi giorni, prima della chiusura delle scuole, ed è il diario 2014-2015, dove sono stampati alcuni disegni, i più significativi, che hanno partecipato al concorso, più alcuni disegni vincitori del concorso di anno scorso dell'Avis. E come avete fatto a scegliere proprio il disegno di Giulia? No, quello l'ha scelto una commissione del comune, insomma, noi ci siamo tenuti fuori. E invece per quanto riguarda la prevenzione, quanto è importante partire dai più piccoli? No, è importante partire dai più piccoli, specialmente per il fumo, perché una volta che hanno iniziato, dopo è molto difficile smettere, e quindi noi facciamo questa campagna sperando che porti buoni frutti. Giulia, tu sei una studentessa delle Bendandi e hai vinto il concorso dell'Avis. Quando ti hanno proposto di partecipare, come mai hai deciso di aderire? Il mio professore mi ha detto che avremmo fatto questo concorso. Io subito mi sono messa alla prova, anche se non mi aspettavo assolutamente di vincere, però ci ho provato ed eccomi qui. E quindi come hai realizzato il tuo disegno? Rappresentava un bambino seduto su un'altalena in un parco, vicino a lui c'era una mamma, sua mamma, che fumava, e vi era una nuvola di fumo che avvolgeva il bambino. E sotto avevo scritto anche una frase che diceva: non fumare davanti ai bambini perché oltre alla tua danneggi anche la loro salute. Quindi molto significativo. Cosa ne pensi tu invece del fumo? Beh, mio padre fuma, quindi io gli ho sempre detto di non fumare, ma non mi ascolta. E quindi io ho cercato anche con questo disegno di farlo un po' smettere di fumare, perché quando lui l'ha saputo ha detto che forse smette, però non si sa ancora. E invece com'è stato vincere? Beh, non me l'aspettavo, però sono molto contenta. Francesca Diletta per Faenza Web TV.